Eccoci alla prossima missione. Io non vedo l'ora di sbloccare qualche altro potenziamento per il volo, tra l'altro, perché almeno ci possiamo muovere un po' più facilmente. Padre, sono qui, James. Ho ristabilito i contatti con un'informatrice. Si fa chiamare Athena. Mi ha segnalato un altro posto gestito dalla Blackwatch, un posto dove entrano molti civili e non esce mai nessuno. Ci penso io. D'accordo, andiamo a vedere. Dottor Connors, qui Python. Un altro carico di esemplari da sperimentazione pronto per la consegna a Tito Test Jefferson. Bene, l'ultima cella è quasi ripulita. Dateci altri 10 minuti prima di scaricare quei piagnoni. Quei piagnoni. Come, che bel giudizio che hanno degli esseri umani sta gente. Comunque mi sono messo il costume da soldato, che così nessuno ci nota mentre ci addentriamo. Se ci pensi, alla fine Alex Mercer, o comunque il virus Mercer è veramente temibile come cosa, perché puoi prendere l'aspetto di chiunque. Può veramente mettere in dubbio qualsiasi cosa tu pensi di sapere, di fare, eh? E pensi che stai parlando con un alleato, no, però aspetta, forse è il virus. È veramente una roba temibile, mentre i conduit è molto più tranquilla come cosa, prer mio. Aspettate, no, no, non potete farci questo, vi prego, oddio! Vi prego, oddio! Spietati figli di puttana. Allora, uccidi i difensori Blackwatch per entrare nel sito. Ok, sono semplici soldati, insomma. Potrei farlo anche senza... Ehi là, sono solo un soldato, tranquillo. Ecco fatto. Oh, 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 attenzione. Mangiamocelo. Intanto che non ci vede ancora il macinino. Se avessi, esatto, qualcosa da lanciargli... Tanto nessuno ci ha visto, nessuno lo sa. Che poi non è neanche detto che devo farlo senza farmi sgamare, eh. Vabbè, ormai è troppo tardi. Che succede? Non vi piace quando un mostro disturba il vostro territorio? Ecco fatto. Aia. No. Qua ho purtroppo proprio sbagliato a fare così, eh. Kaboom. Aspetta. No, dammi quell'arma. Kaboom. Che mi piace tantissimo farli esplodere con lanciarazzi a me questi. Aspetta. Ah, ma tu ancora vivo sei? Andata. Basta divertirsi. È ora di entrare. No! Ok, meno male che il gioco stesso mi ha salvato. Vieni qua tu. Ok, non volevo spaccargli quello nella schiena, volevo proprio mangiarmelo io. Ok, ora che non siamo più in allerta, possiamo rientrare. Però ho capito l'utilità dell'avere la rigenerazione adesso. Pensavo sì, sai, dovrei solamente mangiare, però cavolo. Qua sparano, mi sembra, molto di più rispetto al primo gioco. L'ultimo carico, sono pronti per gli esperimenti. Sono sana. Io non ho fatto niente. Il soggetto test è in posizione. Rilevati iniettive, aprite la camera 2. Lettura in corso, efficiente. Che gente di merda. Preparate il soggetto 11. Mi dispiace, niente soggetto. Capitano, è il soggetto test che era fuggito. A tutte le unità. Ecco qua, vieni qui. Vieni. Vieni qua che ho fame. Che ho bisogno di mangiare. Anche tu? Ecco fatto. Con voi grilletti facili in giro, com'è accaduto tutto questo? Ehi, non guardare me, l'avete inventata voi la sicurezza biometrica.
Non guardate me. Mangialo. Perché non te ne stai fuori dai piedi mentre noi difendiamo i tuoi esperimentini di merda? Ecco fatto. Madonna mia, l'animazione con sta roba è fighissima. Io devo recuperare un bel po' di vita. Ehi, non farlo, aspetta che lo faccio subito. Capitano, quello stronzo ha appena ucciso il dottor Blackburn. Fate qualcosa. Dottore, se non chiudi questo cazzo di canale giuro che ti prendo a calci. Ecco qua. Dov'è il dottore? No. Basta anche questo, dai, mi basta anche il fucile a me. Sogni d'oro, stronzi. Oh, questo mi sa che è quello dei pugni. Questo mi sa che è quello dei pugni. Bello lui. Nitro 1-2, qui Cotton Mouth. Alle vostre coordinate. Aspetta, vieni che ho bisogno di mangiare. Ecco fatto. Squadra di soppressione in arrivo. Ripeto, Cotton Mouth in spostamento verso il sito Test Jefferson. Ricevuto Cotton Mouth. Soppressione possibile, passo. Cazzo. Come faccio a sconfiggerlo se non mi dai poteri? Scusami, gioco. Ma pensa un po'. Vedo che sei bello resistente. Allora, ho bisogno di mangiare. Cazzone. Perché continua a mirarmi da tutt'altra parte la telecamera? Sai cosa? Proviamo a lanciargli solamente oggetti a sto punto. Mi sa che è la soluzione più pratica. Già che è la soluzione più pratica e più veloce. O anche lanciare razzi. Vieni qua. Cacchio. Perché i soldati ci mettono tanto ad ucciderli? Se veramente basta lanciargli solo gli oggetti per ammazzarli questi. Pugni d'acciaio. E ora provate a colpirmi. Questi sono scudi, non sono pugni. Siamo arrivati sul sito di test e procediamo a sopprimere tutti i nemici. Passo. Bello, Perry. Il bersaglio è stato colpito, ma sembra illeso. A tutte le unità, concentrate il fuoco. Abbattetelo, cazzo. Ecco qua, grazie. Nighton, qui Cotton Mouth. Il bersaglio primario ha già annientato metà delle mie truppe. Non ce la facciamo più. Oh, aia. Dai. Parata d'effetto. Aia, vabbè, devo ancora impararlo il tempismo giusto. Doppio Perry. Doppio Perry. Bello. Meglio muoversi. Oh, dall'altra parte. Ma che cazzo? Qui non c'è nessuno. Brighton, verifica le scansioni. È stranissimo. Cotton Mouth, disperdetevi. Lo so, mi spiace. Non è facile quando ci si nasconde in mezzo a voi, eh? È ora di andarsene. A tutte le unità Rattler, fatemi un rapporto sulla condizione del gruppo. Rattler, qui è il bersaglio è morto. Già, è lì dentro. Dobbiamo entrare. Per ora, a tutte le unità Rattler. Rattler, il bersaglio è morto. Andate, andate. È un soldato, ricordiamolo. Pezzi di merda. Missione completata, è l'ora del pasto. Salvezza.